Allora, alla mia destra Chicky Zola Leandro e alla mia sinistra Milos. Nome? Matro. Due belle speranze. Matro lo conoscevamo perché già giocava in Italia, nel Siena. Ha avuto poco spazio, però quando ha giocato si è fatto apprezzare e gli stiamo dando un'altra chance. Qui in Italia, lui è bravo. E Chicky Zola, in Argentina dicono che sia un fenomeno, vediamo qua in Italia se dimostra di essere così bravo come rimane in Argentina. A voi. Quindi devi cominciare con qualche piccola presentazione. Leandro, ti vuoi presentare? Io sono Leandro Cinzola, sono del Rio Plate in Argentina, una squadra molto importante in questo paese. E sono venuto qui per continuare imparando, sono molto contento di essere qui. Spero sia una bella città, una bella squadra, e mi auguro che tutto vada bene. Sono molto felice di essere arrivato allo Spezia e mi impegnerò al massimo per ripagare la fede che ha avuto nei miei confronti il mio allenatore ed il club. E sono sicuro che tutti insieme, con il supporto dei nostri grandi tifosi, riusciremo a fare una grande stagione. E ci sono delle domande? Ciao, prego. Partiamo da Leandro. Insomma, per un portiere arrivare in Italia è sempre qualcosa di speciale, suppongo. Insomma, questa è la grande tradizione in questo paese di numeri uno. Come la affronti? Bene, primo molto difficile per me perché qui è tutto nuovo, è molto diverso di Argentina e portiere italiano. Sto qui per imparare tutto il giorno, è molto diverso. Sono contento perché sto imparando bene. Si può pazienza, io voglio imparare. Ecco, dicono, il tuo preparatore Rolandi dice che sei bravissimo con i piedi, cioè sei un portiere di quelli moderni, diciamo, sai giocare la palla con i piedi. Sì, mi piace molto giocare la palla con i piedi. Una cosa in Argentina molto importante per i portieri è il piede. Aspetto che voglio giocare bene con il piede. Hai qualche parente qua in Italia, soprattutto Argentina, ho un parente Rapallo, io penso Rapallo vicino spesso. Piazza, diciamo, non penso che tu non conoscevi lo Spezia. Come? In Argentina non lo conoscevi lo Spezia. No, come hai fatto ad avere questo? No, per me è una squadra bella, mi piace molto lavorare qui. Io voglio giocare, io voglio giocare con lo Spezia in Serie A, è il principale obiettivo. Beh, è obiettivo. A chi ti ispiri? C'è qualche modello, qualche portiere anche del passato con gli ispiri, modello? Gianluigi Buffon, ma il tuo, diciamo, è completo. Giusto per stare bassi. Sempre bene. Mi piace.
visto in allenamento suo, almeno ti ho visto utilizzato lungo tutta la fascia sinistra, ma tu come ti senti? Sei un attaccante, un difensore? Io mi è naturale la posizione come si dice a faccia destra, ma l'anno scorso a Siena ho giocato tutte le partite a faccia sinistra, o sinistro alto o sinistro basso, ma cosa devo giocare io qua? Se destro o sinistro per me. No, lui diceva se ti piace più, cioè se sei più predisposto a giocare più difensore o più attaccante. Ma prima sempre più attaccare, perché quando devi fare difesa è sempre più difficile, ma come ho detto, l'anno scorso ho imparato tanto calcio italiano, molto in calcio italiano, e ora sicuro che devo imparare ancora per migliorarmi, ma ora sento bene anche difesa destra e sinistra. Okay. Invece, perché che differenza hai notato tra il calcio croato, che tu hai già avuto l'occasione di giocare, col calcio italiano? È differenza. Infatti, certo. Sì. Qui è... Il calcio croato è buono, ma qua è tutto si posiziona a mentalità, più tattico, più, sì, più serio, più se lavora 100%, e questo mi tanto piace perché puoi imparare. Perfetto, possiamo passare a qualche foto di rito. Prego ragazzi, chiamate il maglio. Scusa, sono l'italiano.